Buongiorno a tutti, amiche ed amici di All For Hunters. Questa mattina ci troviamo in compagnia di Daniele, grande cacciatore ed appassionato del Dratar, bracco tedesco a pelo ruvido. Appunto, come dice il nome stesso, Drat sta per filo metallico e Har per pelo. È un cane polivalente, principalmente un cane da ferma, ma anche un ottimo riportatore. Tant'è vero che Daniele lo usa in ambienti umidi, come questi acquitrini che vedete alle nostre spalle, per la caccia agli anatidi o agli uccelli acquatici. È un cane che ha iniziato la propria selezione tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, attraverso appunto diverse linee di sangue, come il Kurzar, il bracco tedesco a pelo corto, il Cortals, il griffone tedesco a pelo duro, ed il Paddle Pointer. Daniele, parlaci di questa tua esperienza, di come nasce la passione appunto per il Dratar. Va bene, e niente, io da qualche anno ho deciso addirittura di allevarlo, tanto mi sono trovato bene con questa razza. Prima di loro ovviamente ho avuto i classici inglesi, e poi mi sono reso conto che mi serviva un cane con una marcia in più, e nel mio caso l'ho trovato nel Dratar, che è un cane forte, robusto, polivalente, tant'è che viene utilizzato anche al di fuori dell'ambito venatorio, come per esempio ricerca in macerie, ricerca di dispersi, proprio perché è un cane molto intelligente, molto collegato con l'uomo, sebbene non abbia una buona fama, perché insomma chi è ancora rimasto scettico sulla razza ricorda il vecchio Dratar, quello alla tedesca. Io ovviamente vado, come si può vedere dalle mie due cagne qui presenti, vado in un'altra direzione, cioè su un cane docile, un cane che sa stare con le persone, che non è assolutamente aggressivo e che appunto non ha quelle doti di cui la gente ha paura prima di prendere un Dratar. Ok, e soprattutto come dicevo all'inizio, anche tu hai ribadito, è un cane polivalente. Sì, assolutamente. È un ottimo fermatore, sì. Ed anche un buon riportatore, tant'è che tu lo utilizzi soprattutto quando cacci nei chiari, sì. Da queste parti per il riporto degli anatidi. Esatto. Sì, oggi li abbiamo visti in azione su insomma rallidi o comunque gli animali che qui sono molto presenti, come porciglioni, gallinelle, folache, e si comportano benissimo. Non sono, diciamo, animali di serie B rispetto ad altri, ma questo non significa che loro non facciano anche altre cacce magari più conosciute, come per esempio la beccaccia. La mia cucciola ha 6 mesi e ha già, diciamo, nel suo background due beccacce fermate a battute. Un buon palmarès. E quindi, a 6 mesi, due beccacce, brezza, insomma, sì. la fa da padrona. Mentre esatto. Lei è la mamma, che è Stella. Lei è la mamma, invece si chiama Stella, esatto. Lei ha 7 anni, li compie a breve, invece lei ha 6 mesi ed è la sua seconda cucciolata. Per quanto riguarda l'addestramento, ci sono, diciamo, hai seguito particolari linee? Allora, per quanto riguarda l'addestramento, mi piace non forzare mai troppo, mi piace tirar fuori quella che è la vera anima del cane, quindi se ovviamente ogni cane ha il suo carattere e mi piace che lo mantenga, però compatibilmente con il lavoro che poi andrà a fare. Ovviamente seguo i cuccioli anche dopo che li do via, quindi i nuovi proprietari mi informano sulle evoluzioni e sulla crescita appunto dei cuccioli, e devo dire che nessuno ha mai riscontrato problematiche in addestramento o difficoltà nel rendimento poi sul lavoro. Ok. E facendo un passo indietro, qual è stato il momento chiave o cardine per cui ti sei, diciamo, indirizzato verso questa razza? Un episodio, un amico? Mi sono reso conto che potevo avere un cane completo che mi potesse diciamo accontentare in tutti gli ambiti, in tutti i campi, e non magari un cane che è solo cercatore o solo fermatore o solo riportatore. Quindi, ma ho cercato un cane che fosse completo al 100%. Quindi lo consigli, diciamo, a un cacciatore comune che il più delle volte si deve adattare
Assolutamente sì. Spesso sì, volentieri sì, al territorio che esatto, lo circonda. Sì. Non, ovviamente non e non fare una caccia specialistica, esatto, perché magari sì, la selvaggina, come sappiamo tutti, è diminuita, gli ambienti che la ospitano a sua volta sono stati antropizzati, quindi comunque sia c'è sì, sempre meno territorio. Quindi quelle poche volte che si può uscire, si può, diciamo, ottimizzare i tempi facendo quello che si vuole fare. Chiaro. E secondo te, se ci sono pregi o difetti, diciamo, di questa razza, quali possono Ripeto, essere? Ripeto, i difetti sono quelli che si portano, diciamo, dietro nel tempo, ovvero questa cattiva fama di essere dei cani magari un po' mordaci, un po' con un carattere aggressivo. Sì, magari aggressivo fra loro, ma anche con l'uomo. Invece, come potete vedere, si va in una direzione completamente diversa, dove nel mio caso cerco di selezionare soggetti molto docili e molto collaborativi. Quella è la cosa più importante. Il cane lavora per te e non per se stesso. Per quanto riguarda la cerca, ha una cerca, diciamo, di lungo o medio o corto raggio? Come abbiamo visto oggi, è un cane che si adatta, quindi se siamo nello sporco o nel fitto, si intende non solo cannucce come stamattina, ma anche per esempio nel bosco per la beccaccia, il cane mantiene una cerca abbastanza corta. Se tu invece hai a disposizione di più spazio, quindi un campo aperto, la classica caccia a fagiani, il cane spazia, ma rimanendo sempre collegato. Non è un galoppatore come può essere un pointer e cacciare lontano, ma non ha la cerca di uno springer. Quindi è la giusta via di mezzo che secondo me ti fa coprire la giusta area senza spaziare all'eccesso. E tu ci hai menzionato poco prima che allevi questa razza. Sì, diciamo che lo faccio per passione. Per passione. Ok, sì. E i soggetti delle linee di sangue dal quale vengono, diciamo, i tuoi radar sono vengono tutti dal panorama italiano o ci sono magari? Sì, diciamo nel caso specifico della mamma di Stella, quindi abbiamo che la cagna che abbiamo visto qui, lei ha comunque provenienze di Nonatula, Costa Rubea e altre linee di sangue italiane abbastanza conosciute. Ovviamente nel pedigree ci sono anche inserimenti di animali, di cani tedeschi, che ovviamente sono stati selezionati anch'essi per poter ottenere quello che poi abbiamo ottenuto. Io cerco di portare avanti questo genere di linee qua, tant'è che Brezza, la cucciola, è figlia di un altro cane sempre proveniente da sangue Nonatula, quindi ho cercato di fare dei rientri di sangue sempre fra cani molto diciamo collaborativi, molto docili e che stanno in mezzo alla gente come gli altri. Ottimo, complimenti per questa scelta saggia, insomma, che sei riuscito a fare, anche perché oggettivamente non è un cane conosciutissimo, esatto, o sì, usato molto dai cacciatori italiani, e spesso si ricade più su cani inglesi come il Setter, sì, Pointer, sì, sì, sì. O il Bredon o lo Springer, e poi chiaramente ognuno di noi cerca il cane che lo possa aiutare più nei terreni in cui caccia, certo, ovviamente, certo. Però il radar sicuramente è un giusto compromesso per coloro che cercano un cane che comunque sia copre a 360 gradi l'aspetto venatorio, quindi sì, sia dalla ferma che al riporto, e senza doversi ammazzare, perdonatemi il termine, per stargli appresso, come può essere con uno springer, per certo, chi magari non è più un giovanotto, ma al tempo stesso anche per poter godersi la caccia da capanno, sì, che sì, magari sì, con un cane come il Setter, Pointer, non puoi fare. È snaturato. Invece loro, come abbiamo visto stamattina, potevamo stare tranquillamente nel nostro capanno per le anatre e poi uscire per beccaccini, frullini e insomma questi rallidi che possiamo trovare nel territorio maremmano. Va benissimo, Daniele, noi ti ringraziamo, grazie mille, e speriamo di proseguire magari in questo percorso più là, se ci sarà l'occasione magari andremo a caccia ancora con Stella e Brezza per mostrare ai nostri amici di Wolfhound Hunter qualche contenuto volentieri, più spumeggiante. Va bene. Un abbraccio a tutti ragazzi, alla prossima. Grazie.